strutture che non ascoltano le loro istanze, di cittadini. Tra l'altro manca molto spesso questa distanza, anche causata dal fatto che mancano molto spesso degli strumenti di interazione, degli strumenti tramite i quali il cittadino e le pubbliche amministrazioni possono dialogare tra di loro. In generale poi a questo se assumiamo una scarsa fiducia nella politica, diciamo che è facilmente comprensibile il perché di questa, di questo rapporto difficile, di questa distanza. Una soluzione è sicuramente le democrazie. Per le democrazie che cosa intendiamo? Per le democrazie intendiamo l'insieme delle politiche volte a promuovere la partecipazione dei cittadini alle attività delle pubbliche amministrazioni locali e ai loro processi interni, mediante le tecnologie ICT, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Quindi l'ICT, gli strumenti ICT, a vantaggio della promozione della partecipazione dei cittadini alla vita, alla cosa pubblica. Quali sono gli obiettivi di una soluzione di democracy? Innanzitutto migliorare la qualità delle politiche del pubblico. Migliorare la qualità in quanto scelte più consapevoli, scelte fatte con il contributo della cittadinanza, sicuramente si immagina che saranno scelte di maggiore qualità. Un altro obiettivo è sicuramente aumentare la fiducia nelle istituzioni, se il cittadino si sente coinvolto nelle scelte della pubblica amministrazione, comincerà a sentire la pubblica amministrazione come una cosa sua, quindi ha maggiore fiducia. Tutto questo chiaramente contribuisce al rafforzamento della democrazia, serve a fare divenire più matura una democrazia. Come si raggiungono questi obiettivi? Abbiamo annunciato prima, si raggiungono con un maggiore coinvolgimento dei cittadini, come abbiamo detto finora, con una trasparenza nelle scelte e negli atti amministrativi. Trasparenza che quindi significa implementare dei meccanismi, rendere noti dei meccanismi attraverso i quali il momento della scelta è pubblico, quindi non avviene nel chiuso delle stanze del potere. Spesso si fa riferimento a questo concetto come al, dicendo che la pubblica amministrazione deve essere una casa di vetro, una glass house. E poi un altro mezzo per raggiungere questi obiettivi è sicuramente dato dalla diffusione dei risultati dell'azione amministrativa. Questo è un momento importante, questo è un elemento importante, perché spesso questa diffusione non viene solo scopo marketing politico, ma raramente viene vista come un momento in cui l'amministrazione dà conto di ciò che ha fatto. È una soluzione di democrazia, posso dire anche questo. Come avviene il coinvolgimento dei cittadini? Come può avvenire? Può avvenire a vari livelli, a vari gradi di intensità, chiaramente in maniera diversa un processo coinvolto. Il coinvolgimento avviene innanzitutto con una informazione, quindi la pubblica amministrazione deve informare degli atti della propria attività la cittadinanza, informare e anche ascoltare le istanze che vengono dal territorio. Quindi la cittadinanza deve essere in grado di formulare delle segnalazioni, che sono problemi, dei servizi che ci possono essere, così come proposte di migliorare un determinato servizio. La cittadinanza deve essere periodicamente consultata come mezzo strumenti, lo vedremo dopo, che sono divari. La cittadinanza deve essere chiaramente, basta che le istanze del prodotto deve essere in qualche modo ascoltata. E prima di arrivare a un livello più alto di interazione, che è il momento del coinvolgimento attivo, della collaborazione, dove la cittadinanza e la pubblica amministrazione collaborano massivamente per il raggiungimento
informazioni di qualità, quindi un'informazione puntuale, precisa, deve garantire ai cittadini l'accesso ai documenti amministrativi, quindi agli atti della pubblica amministrazione, e il cittadino inoltre deve essere in grado di poter conoscere in qualsiasi momento lo stato in cui si trova una determinata pratica. Questo serve appunto ad avvicinare il cittadino, a diminuire quella distanza che dicevamo prima, quella che spesso viene vista rispetto alla pubblica amministrazione. Come si concretizza la diffusione dei risultati? Attraverso una informazione qualificata, puntuale, precisa, direi affidabile, e con soprattutto la disponibilità di dati sotto forma di open data, cioè dati aperti, dati che possono essere manipolati dal cittadino per effettuare una serie di valutazioni. Il tema degli open data è sempre un tema lungo, un tema su cui la pubblica amministrazione si sta avvicinando, ma è un tema fondamentale per ridare anche un certo potere ai cittadini. Abbiamo detto all'inizio che democrazia è l'abbinamento tra raggiungere, aumentare la partecipazione dei cittadini attraverso la vita della vita, attraverso gli strumenti civili. Quali strumenti civili? Innanzitutto application, applicazioni web, quindi portali web TV, mobile apps, quindi app per smartphone, per tablet, piuttosto che utilizzare strumenti web 2.0. Questo social network sono un veicolo fondamentale, direi proprio indispensabile per la realizzazione di una vera e-democracy. Tutto questo, le democrazie si sposa prendendo con l'open source. Infatti, per alcuni dei concetti che abbiamo finora esposto, abbiamo visto che siamo finora le democrazie, sono proprio alla base dell'open source. Parliamo di apertura, di trasparenza, di condivisione delle informazioni, di collaborazione. Questi sono concetti che già sono alla base dell'open source. A questi poi si aggiungiamo i vantaggi dell'open source che sono già stati prima enunciati: la flessibilità, l'integrazione con altri software, l'espandibilità, l'indipendenza anche dal particolare fornitore. Ecco, tutti questi sono motivi per cui l'abbinamento tra open source e democracy può essere un patrimonio perfetto, secondo me. Quindi, ricapitolando, abbiamo detto che la partecipazione dei cittadini la vita della PA è la chiave per il successo di una pubblica amministrazione. Questa partecipazione necessita di una tecnologia che sia immediata, di facile uso, trasparente e innovativa, e che deve necessariamente utilizzare il web 2.0 per veicolare e far circolare lo strumento di informazione. Che non abbiamo immaginato una soluzione per le democrazie. L'abbiamo chiamata Pedere, non per richiamare la tele del quinto secolo, no? Dove tutti avevano diritto di parola. La soluzione, come vedete, fa utilizzo di tutti gli strumenti civili che abbiamo elencato prima, quindi sia il portale web, piuttosto che i social network, piuttosto che le applicazioni mobile. Quali sono le caratteristiche della piattaforma di democracy, della soluzione di democracy che abbiamo sviluppato? Innanzitutto fornire delle informazioni su tutto quello che è la vita della pubblica amministrazione, dell'ente, informazioni sugli atti, sulla logistica, sulle attività, quindi esecute, penso ad esempio alla trasmissione in streaming delle riunioni delle assemblee consigli comunali, la piattaforma Pedere offre un canale di dialogo con il cittadino, nel senso che il cittadino, come vedremo, ha a disposizione una serie di servizi tramite i quali può entrare in contatto con la pubblica amministrazione e seguire l'iter delle sue richieste.
assolutamente integrata strettamente con gli strumenti di web 2.0, con i principali social network, Facebook, Twitter, piuttosto che Google Plus, chiaramente open source. L'obiettivo di Perio, quello che sono gli obiettivi più tipici di una soluzione via democrazia, quindi accorciare questa distanza tra cittadinanza, monitorare costantemente le criticità del territorio. Questo è un elemento importante per gli amministratori pubblici, ad esempio, per poter valutare costantemente il loro operato, come viene vista dalla cittadinanza il loro operato. È una soluzione che rende proattiva la cittadinanza, perché la cittadinanza non è solo quella che invia delle segnalazioni di servizi visivamente, no? Ma è anche parte attiva, come si rende propositrice di proposte per la ed è uno strumento chiaramente che serve a sondare costantemente l'opinione della cittadinanza, è uno strumento molto potente per le pubbliche amministrazioni. Quali sono i servizi che per il tempo offre? Al momento ne abbiamo immaginati alcuni, quindi sono elencati un po' dalla trasmissione, dicevamo prima, di eseguiti nelle assemblee pubbliche in streaming, piuttosto che la segnalazione di servizi, la segnalazione di proposte. Ecco, su questo chiaramente il cittadino è guidato nell'invio, nello scambio di informazioni con la PA. Altrimenti la semplice segnalazione potrebbe avvenire anche tramite strumenti che si cominciano ad affacciare presso la PA, penso ad esempio allo strumento social network della Baghetto, la Baghetto di difesa, che però non è uno strumento, si può definire uno strumento organico per la gestione delle proposte, delle segnalazioni di servizi da parte della cittadinanza, quanto un grande calderone all'interno del quale c'è un po' di. Abbiamo immaginato dei servizi che consentono di seguire al cittadino l'iter, lo stato delle pratiche che ha presentato. Il cittadino presenta una pratica, spesso il principale ostacolo, il principale problema ovviamente al cittadino è il fatto di non sapere qual è lo stato, qual è la pratica bloccata, non si sa perché e com'è. Questo strumento si riesce a valutare lo stato preciso della pratica. Uno strumento che consente di, abbiamo immaginato dei servizi che consentono di sondare costantemente l'opinione della cittadinanza attraverso sondaggi, referendum online, discussioni su alcune proposte, pensate non so, all'istituzione di amministrazione pubblica, come istituire una ZPE, una comunità in una determinata area della città, potrei sondare la cittadinanza per valutare qual è l'opinione della cittadinanza, se sono proposte, per esempio sugli orari, proposte che sull'allenamento da una determinata zona territoriale, così pure se posso sondare, posso ricevere dal territorio delle segnalazioni circa la viabilità, istituzioni di sensi unici o quant'altro. Abbiamo immaginato servizi per gestire petizioni online, piuttosto che concorso di idee dove viene io amministrazione devo ad esempio rifare una piazza e chiedo alla cittadinanza di esprimersi sulle varie proposte, sulle varie idee per rifare al meglio la piazza, ci sarà chi dirà ma mettere un'altra migliorare l'illuminazione. Questo è un modo, chiaramente quella decisione che sta sempre in capo all'amministrazione, però è un modo più trasparente di verificare le proposte della cittadinanza e di coinvolgere. Abbiamo immaginato dei servizi per fornire chiaramente statistiche sull'utilizzo dei servizi
che migliorano questa, il rapporto tra cittadinanza e pubblica amministrazione e avvicinano il cittadino. Il tutto fatto con strumenti open source. Ecco, questo è il mio intervento, ci sono domande. Grazie.
grandi ultimamente attraverso questi incendi su YouTube oppure Twitter. Uno strumento come questo per sapere prima cosa quali pubbliche amministrazioni a livello locale già lo utilizza e poi un possibile utilizzo per esempio per tutti i servizi sociali classici che sono svolti alle pubbliche amministrazioni da enti non prettamente istituzionali ma con la rete istituzionale come il CSV, c'è un servizio di volontariato che mette in contatto non solo singoli cittadini ma associazioni che aderiscono appunto che fanno un lavoro in collaborazione con le pubbliche amministrazioni. Una cosa che è interessante vedendo questa soluzione al momento, proprio perché è una soluzione nuova, è una soluzione che alcune amministrazioni stanno valutando. Chiaramente ci onoreremo del fatto che anche il Comune di Napoli possa utilizzarlo, vedremo se sarà possibile. Circa la sensibilità ad altri settori, ad altri settori di sapere le associazioni, mi sembra una un'estensione valida, potrebbe essere anche estesa in quel caso, anche in quel caso potrebbe spingere sulla collaborazione dei cittadini, sulla condivisione delle risorse che può essere il tempo, piuttosto che informazioni, idee, progetti, quindi sembra anche di un discorso valido.